Buongiorno ragazzi, oggi è il 18 gennaio 2024, ci sono 20 gradi, sono a Poggi Bonsi, in provincia di Siena, in Toscana. Sto per iniziare la mia corsa, pausa pranzo, da Poggi Bonsi verso Colle Valdelsa. Prima volta che corro in questa ciclabile. A correre sulla ciclabile che da Poggi Bonsi va verso Colle Valdelsa e devo dire che questa ciclabile che mi è stata suggerita questa mattina, devo dire che è magnifica. Allora, ieri sono venuto in Toscana per lavoro, per degli appuntamenti. E oggi è finito l'appuntamento che avevo presso un'azienda di Poggi Bonsi. Sono venuto a correre come mio solito e devo dire che correre in posti nuovi è sempre bello. Ti permette di vedere cose nuove, di respirare aria nuova, è veramente molto bello. Siamo, direi, nella zona del Chianti. Nella mia lotta contro il cancro, la corsa ha avuto un ruolo molto importante. Direi che l'attività fisica e l'allenamento aiutano e stimolano il sistema immunitario a lavorare meglio. Comunque ragazzi, se ci pensiamo, veramente nella vita basta poco per essere felici. Bisogna allontanare tutti i pensieri negativi, tutte le invidie, tutte le gelosie. Quando la mattina ho un po' il fiatone perché questa è una bella salita, eh? Quando la mattina ci svegliamo e scendiamo dal letto con le nostre gambe, abbiamo il mondo in mano, sta tutto a noi. Possiamo decidere se stare nel nostro brodo a lamentarci di qualsiasi cosa o se rimboccarsi le maniche, mettersi un paio di scarpe e uscire. Quanto meravigliosa è l'Italia, ragazzi. L'altro ieri ero pausa pranzo in Trentino a correre lungo il lago di Caldonazzo con 1 grado e oggi sono nell'entroterra, nelle campagne toscane a correre con 20 gradi. Spettacolo. Amici, indicatemi le più belle ciclabili della zona dove abitate, che quando per lavoro mi trovo in zona vengo a correre lì. Fatto 6 km, sono arrivato ai piedi di Colle Valdelsa, adesso mi giro e torno indietro. Obiettivo di oggi 12 km. Quando mi sono malato di cancro
ho capito che i malati di cancro, come anche i malati di altre patologie serie, hanno i problemi delle altre persone, più hanno anche il cancro. Quindi quando ti ammali di una patologia seria puoi reagire in due modi. Dopo il primo periodo chiaramente di sconforto, di amarezza, di delusione, di depressione, bisognerà fare una scelta. Le scelte che arrivano davanti sono due: o ci si butta giù oppure ci si rimbocca le maniche, si cerca di avere un pensiero positivo e risolutivo e si affronta il percorso che si ha davanti. In questo percorso bisogna prendersi cura di se stessi, incominciare a capire che la vita è una sola, che i giorni che abbiamo davanti, che siano pochi o tanti, è relativo, ma la differenza la fa di come viviamo questi giorni. Bisogna poi fare delle scelte. Se si fuma, eliminare il fumo completamente. Se si mangiano tanti zuccheri, eliminare gli zuccheri. Prendersi del tempo per se stessi, facendo dell'attività sportiva all'aria aperta, è importantissimo sia per le persone sane che per le persone malate. In particolare le persone malate possono giovare di un rafforzamento del sistema immunitario. Una bella camminata o una corsa anche a ritmo lento aiutano anche a crescere la nostra autostima. Essere malati e riuscire a fare prima un chilometro, poi due, poi tre, poi quattro, poi cinque e magari arrivare a 20 è veramente una crescita interiore di positività e di autostima fortissima. Io contro il cancro ho iniziato a correre nel 2017, quando ho iniziato ad avere i primi sintomi. Siamo nel 2024 e correre è diventata una delle passioni più forti ed un fortissimo motivo di vita per me. E non corro per cercare la competizione con gli altri, la competizione è con me stesso. Corro per respirare, corro per vedere posti nuovi, corro per sentirmi bene. Bene amici, sono le 2, 12 km li ho corsi, adesso è ora di cambiarsi, riprendere a lavorare. Pomeriggio ricerca clienti nuovi. Bene, buona giornata a tutti.